Vogliamo leggere insieme dal capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, leggiamo dal verso 23, anche se ci soffermeremo specificamente su uno dei testi più avanti. Ma leggiamo dal verso 23 per avere il quadro della situazione. Quando Gesù annuncia in uno degli episodi che gli consentono di parlare della sua missione, annuncia quello che sarebbe stato di lui. Allora, Vangelo di Giovanni, capitolo 12, dal verso 23. Amen. Ma Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Or l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. E ci fermiamo qui, cercando di tracciare la scena di queste parole. Il verso 20 dice che tra quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci che si rivolsero ad alcuni dei discepoli chiedendo di voler vedere Gesù. Chissà quante volte noi abbiamo a che fare con persone che ci dicono: mostrami Gesù, fammi vedere il Signore. Quanti dicono anche di aver visto Gesù? E sono le stesse persone che dicono anche di credere in Gesù. Ma c'è una differenza tra il dire di credere, il vedere Gesù e il seguire Gesù. Quante folle ogni giorno vedevano Gesù? Quanta gente ogni giorno ascoltava Gesù? Ma quanti erano realmente coloro che lo seguivano? Quanti erano quelli disposti a lasciare ogni cosa per il Signore? E davanti a quella richiesta, davanti ai discepoli che gli dicono: Signore, qui ci sono greci, probabilmente tra di loro c'erano anche delle personalità, c'è qualcuno che ti vuole conoscere. E Gesù fa questo discorso. A volte il Vangelo ci mostra delle risposte di Gesù che sembrano senza senso, che non rispondono al bisogno delle persone, ma che hanno l'obiettivo di essere una rivelazione della sua missione, una rivelazione della sua opera. Allora lui comincia a dire: è arrivata l'ora in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato, ma la gloria che lo aspetta non è il riconoscimento della gente, non sono gli applausi delle folle, non sono i politici, non sono gli amministratori, non sono i governanti, non sono i potenti della terra che si piegano davanti a lui. Non è questa la gloria che egli riceverà, ma la gloria del Figlio di Dio è quella che solo il Padre gli potrà consegnare nel momento in cui egli sarà riuscito
a dare la sua vita al posto loro. È necessario che il granello di frumento muore. Chissà cosa hanno potuto pensare i discepoli mentre Gesù dice loro queste parole. Gli avevano portato della gente, Signore, questi ti vogliono conoscere, Gesù improvvisamente si mette a parlare di seme che deve morire per portare frutto. Chi ha redatto il Vangelo aveva il senno del poi. Nel momento in cui il Vangelo è stato scritto, e nel momento in cui noi leggiamo queste parole, conosciamo tutta la storia. E riusciamo ad afferrare quello che Gesù stava dicendo. Stava dicendo: io non sono venuto a raccogliere la gloria degli uomini, ma ho lasciato la gloria dei cieli, sono venuto qui a morire. Mi sono fatto granello di senape, sono diventato qualcosa di insignificante agli occhi della gente. E sono disposto a morire per portare frutto. E quando noi leggiamo queste parole, facciamo fatica a capire quelli che vogliono seguire Gesù per essere glorificati. Quelli che vogliono seguire Gesù per avere gli applausi della gente. Quelli che vogliono seguire Gesù senza mai morire. Che vogliono godere. Chi vuole comprarsi l'aereo, chi si vuole comprare lo yacht a mare, chi si deve fabbricare la villa. Ma io faccio fatica a comprendere che sia lo stesso Gesù, perché Gesù non aveva un posto dove posare il capo, non aveva una casa, non aveva un cammello, non aveva l'asino. Quando è salito sull'asino, l'asino non era il suo. Quando Gesù andava ad alloggiare, c'era qualcuno che lo ospitava. Non aveva proprietà il Signore Gesù. Oggi come con tanta facilità si predica un Vangelo fatto di proprietà e di ricchezze. Ma Gesù ha detto: fatevi un tesoro. Alleluia. Dove i ladri, alleluia, dove la tignuola non possono arrivare. Quindi vuol dire non proprietà. Dice: fatevi un tesoro su nel regno dei cieli. Gesù ha detto: se avete qualcosa, datelo per i poveri. Alleluia. Mettetelo a disposizione per quelli che sono nel bisogno. E Gesù dice: se uno mi vuole servire, mi deve seguire. Conosciamo l'altro testo, no? Chi vuole essere mio discepolo, rinunci a se stesso, prenda la croce in spalla e mi segua. Se uno mi serve, mi segua. Servire Gesù non è salire in un pulpito. Servire Gesù non è andare in chiesa la domenica mattina. Servire Gesù non è recitare le preghiere la mattina e la sera. Servire Gesù vuol dire seguirlo. E seguire qualcuno vuol dire andare dove lui va. E Gesù dove è andato? Dove è andato Gesù? È andato a morire. È andato a dare la sua vita. Quindi seguire Gesù vuol dire entrare nell'ottica di rinunciare alla nostra vita, di mettere la nostra vita a disposizione per chi ha bisogno di essere raggiunto dall'amore di Dio. Se uno mi serve, mi segua, perché là dove sono io, lì sarà il mio servo. Immaginate Giovanni che scrive queste cose avendo davanti a sé la scena dell'arresto di Gesù. Cosa ci dicono i Vangeli? Che nel momento in cui Gesù fu arrestato, come si dice qua? O fui fuio. Fiaca e chi fu là? Si sparpagliarono. E Gesù rimase da solo in mezzo alle guardie. E il Vangelo dice: dove sono io, là sarà il mio servo, nel bene e nel male, con il sole e con la pioggia, nella prosperità. Un rito
liturgico dice nella cattiva sorte, per i cristiani non c'è la cattiva sorte. Nel momento in cui si va d'accordo e quando non si va d'accordo, perché anche con il Signore possiamo litigare. Vengono momenti in cui discutiamo, non condividiamo quello che Lui vuole fare nella nostra vita e ci arrabbiamo, diciamo: Signore, ma sai che c'è di nuovo? Basta! Non vai di più. Poi leggi il Vangelo, Gesù dice: se vuoi essere mio servo, e avanì. Vieni dove vado anch'io. E quando Gesù è sulla croce, e Giovanni può permettersi il lusso di scrivere sto Vangelo perché lui stava sotto la croce, Giovanni è rimasto sotto, almeno sotto la croce c'era, quando Gesù gli dirà: prenditi cura di mia madre. Gli ha lasciato un'eredità, non gli ha detto: guarda, siccome tu stai qua, queste sono le chiavi di casa. Non gli ha detto: prenditi la mia macchina. Non gli ha detto: prenditi la mia barca che è sul lago. Gli ha dato la mamma anziana, ha fatto ubacca. Perché noi non siamo di quelli che osseguiano Maria, madre di Gesù. Gesù ha affidato a Giovanni, a uno dei discepoli più giovani, gli ha affidato la mamma anziana. E noi dovremmo capire in questo una missione data a Giovanni. Perché le persone anziane al tempo di Gesù non avevano né la pensione né il reddito di cittadinanza che tanti stanno aspettando, non avevano sussidi, erano abbandonate. Perciò Dio era visto come il padre degli orfani e il marito delle vedove, colui che si prendeva cura delle persone abbandonate e disagiate della società del tempo. A Giovanni viene lasciata una donna anziana. E questo testo dice: se uno mi serve. E abbiamo visto che per servire Gesù vuol dire stare dove Lui va, essere al suo fianco in ogni circostanza, andare, come ascoltavamo prima, a mettere le mani nello sporco, perché Gesù si è sporcato le mani per salvare ognuno di noi, per tirarci dai falli e dai nostri peccati, ha messo le mani nella lordura della nostra vita e lo ha fatto per amore tuo e mio, in maniera indistinta, non ci ha preferito agli altri. Anzi, se guardiamo a noi, ci viene da dire che il nostro Dio non ha le mani pulite. Ma non nel senso che lo intendono gli uomini, ma abbiamo un Dio che si sporca per noi. Che viene a cercare quello che è perduto. E Gesù che cosa ha detto di se stesso? Del buon pastore che lascia le 99 pecore. Gesù ci ha dato degli esempi da seguire. E oggi il nostro Vangelo deve riflettere Cristo. Se il Vangelo che predichiamo, se il Vangelo che cerchiamo, se il Vangelo che pubblicizziamo non riflette quel che Cristo ha fatto, cari nel Signore, non è Vangelo. Non lo so come chiamarlo. Come lo vogliamo chiamare? Menzogna? Falsità? Bugia? E la Scrittura dice che il padre della menzogna è il diavolo. Allora dove c'è menzogna riguardo a Cristo? C'è il diavolo. Che il Signore invece ci dia la grazia di sporcare le nostre mani, di mettere le mani dove gli altri non osano più mettere le mani, perché noi non vogliamo la gloria degli uomini, vogliamo vedere la gloria di Dio. E quando Gesù dice queste durante la festa, se andiamo avanti nel testo, al verso 42 è scritto: tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in Lui.
ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Cosa ti sta spingendo a servire il Signore? Perché vuoi servire Dio? Perché va di moda? Perché è fashion? Perché fa tendenza? Portare una croce al petto, un anello al dito e dire, o alzare la maglietta come spesso fanno i calciatori con la scritta I belong to Jesus. Io appartengo a Gesù. Bravo, che bello, bravo. Chi appartiene a Gesù lo segue per le strade, nelle case dei pubblicani, nelle case delle prostitute, dove c'è lo sporco, dove c'è il peccato, dove c'è bisogno di salvezza, dove c'è bisogno di redenzione, dove c'è bisogno di guarigione. È bello fare le feste tutti insieme, lodare il Signore, dire come siamo belli e come siamo bravi. Ma dopo? Chi mi serve? Mi segue. Perché dove sono io? Lì sta il mio servo. È il mio servo. Sarà onorato dal Padre. Non abbiamo bisogno del fratello che ci dice bravo, continua, state facendo bene. Un saggio uomo che voi ben conoscete mi ha insegnato quando io avevo l'età di mio figlio e cominciavo a predicare. Tutte le volte che qualcuno viene vicino e ti dice, dopo che hai predicato, hai fatto qualcosa, bravo, continua così, vedi come sei stato bravo. Sangue prezioso di Gesù, allontana da me il diavolo. Amen. Perché è facile lasciarsi adulare, lasciarsi prendere dalla gloria degli uomini, e molti, molti di quelli che credevano in Gesù non uscivano allo scoperto, non mettevano le mani nello sporco perché non volevano rinunciare alla gloria degli uomini. Non abbiamo bisogno degli uomini che ci battono le mani. Amen. Abbiamo bisogno degli angeli che fanno festa per un peccatore ravveduto. Abbiamo bisogno un giorno di arrivare nel regno dei cieli e sentirci dire, fedentù, hai fatto poco, ma hai fatto bene. Entra. Entra. Piuttosto che cercare gli applausi, i complimenti, arrivare lì con il petto fuori. Chi sei? Chi sei? Ma come? Chi sono io? Chi sono chi? Tutti mi conoscono. Ho fatto, ho detto. Qua non lo conosce nessuno. Qua non c'è nessuno. Grazie Gesù. Perché chi vuole essere qualcuno qua giù, là sopra, non entrerà. Gesù ha detto, se il granello di frumento non muore, non porterà frutto. Se non siamo disposti a seppellire la nostra vita, se non siamo disposti a seppellire le nostre ambizioni, se non siamo disposti a seppellire la nostra vanità, non porteremo mai frutto alla gloria del Signore. Forse potremo anche riempire la comunità, fare conferenze con tanta gente, avere una buona reputazione. Ma se non moriamo, non possiamo risorgere con Cristo. Che il Signore ci aiuti a fare quello che Lui ha fatto. E mentre meditavo queste parole e sentivo nel cuore di condividerle con voi, tra ieri e l'altro ieri toccavo lo sporco.
Chissà che anche qualche donna di voi conosce di questi problemi, perché l'altro ieri veniva a chiedere aiuto, gridare aiuto, una donna che ha già perso il marito, non so di preciso se è morto o l'ha abbandonata per problemi di alcolismo, e lei ha cresciuto e ha portato avanti i figli da sola. Però questa donna fa ogni giorno i conti con un figlio trentenne tossicodipendente, che aspetta che la madre torna a casa perché gli deve mollare i 20-30 euro e lui si deve andare a fare. Dopo che si è fatto una volta, torna a casa e vuole la somma per la seconda o la terza dose. E quando questa donna non ce l'ha, volano le sedie, ma contro di lei. E aveva sul corpo i segni delle seggiate ricevute. E si è rivolta a un fratello che Dio gli ha dato grazie di uscire da questa tragedia, che voi conoscete perché è uno dei giovani che qualche volta è venuto con me. Attraverso altri si stanno interessando per cercare di portare questo ragazzo in comunità. E noi le dicevamo: resisti qualche giorno. Noi non abbiamo strutture, non sappiamo dove prenderlo e portarlo a tuo figlio, ma vogliamo adoperarci per aiutarti a dare una via d'uscita. Amen. E il dramma di questa donna, dice: ma come faccio? Io vado a dormire con l'incubo che mentre dormo mi può uccidere. Ed è già successo nel passato. Ieri sera mi contatto un'altra donna. Siete, perché le donne? La stessa ragione perché andò una donna con il flusso di sangue a toccare la feste di Gesù. Perché le donne hanno una sensibilità che gli uomini non hanno, ma ancora oggi le donne sono la parte sofferente della nostra società. E ci sono mamme che soffrono per i figli tossicodipendenti. E mi contattava una sorella dalla Calabria. Dice: ho visto il tuo video dedicato alle donne, quel minuto per te che ogni settimana stiamo condividendo. Dice: quel video racconta la mia storia, però il finale non è ancora lo stesso. Sono 40 anni che combatto con un uomo che tutti i giorni mi dice: io t'ammazzo. E quindi soprusi tra le mura di casa, umiliazioni, minacce. E tu vedi queste cose e dici: Signore, ma poi soprattutto a distanza, cosa possiamo fare? E il Vangelo ci dice che Gesù andava di villaggio in villaggio, di paese in paese. E gli Atti degli Apostoli ci dice che all'inizio della Chiesa i credenti cosa facevano? Andavano di casa in casa. Che ritorni il tempo dove l'Evangelo riscopra la dimensione umana, per le strade, per le vie, ma soprattutto per le case di tanti che stanno soffrendo, che non hanno chi li possa aiutare. E Dio chiedeva a questa donna: sapete il dolore più grande qual è stato? Dico: ma tu sei una credente, la Chiesa dove tu vai non fa nulla per te. Non l'avesse mai detto o scritto. Dice: le chiese dove sono stata si curano soltanto del pulpito. Alleluia. Mi sono sentito un verme, perché il buon pastore ha lasciato il pulpito. Amen.
ha lasciato la gloria del cielo, si è fatto uomo in mezzo a noi, e noi abbiamo bisogno di una chiesa che sani le ferite, che tocchi la gente. Questo non lo può fare solo il pastore, non lo possono fare solo i responsabili. Qui c'è la nostra missione, cari nel Signore, qui c'è la chiamata di ognuno di noi. Il mio video di questa settimana chiederò qual è la mia missione. Qual è la tua missione? Darmi una mano, darci una mano e operare nella stessa direzione, andare a toccare i malati, portare le persone ai piedi di Gesù. Il testo parlava dei greci che volevano vedere Gesù. Noi non dobbiamo far vedere Gesù alla gente, glielo dobbiamo far conoscere, gli dobbiamo far toccare la veste di Gesù. Il fratello che ti viene a chiedere, che dici se vado al mare stamattina? Spero che stai qui questa mattina, perché se ti fai di questi problemi non sei uno che serve il Signore. Te lo dico da fratello maggiore, stai pensando alla tua carne. Gesù ha dato la sua carne per l'anima tua, e tu non ti puoi preoccupare di andare al mare. Io voglio andare nel regno dei cieli. Noi non dobbiamo andare al mare, noi dobbiamo andare nel regno dei cieli, e con noi portarlo il più possibile, perché il tempo sfugge, la nostra vita è nulla. Cosa dirai quando sarai lì davanti al Signore? Lui ti dirà: cosa hai fatto nel tuo tempo? Signore, sono andato al mare, Signore, mi sono divertito. Ti sei divertito? Ricordate la storia del ricco e di Lazzaro? Tu hai goduto la vita, adesso vai all'inferno. Mai, Signore, questo non abbia mai ad accadere. Alziamoci in piedi. Chiediamo che il Signore tocchi, tocchi la nostra vita. Chiediamo al Signore di mettere in noi il peso, la passione, la sofferenza, l'angoscia, dolore per le anime che finiscono ogni minuto all'inferno, per quanti stanno gridando aiuto e noi non riusciamo ad ascoltarli. Continuamente dal cielo si eleva una voce, la voce che udì il profeta Isaia, mentre gli angeli attorno al trono osannavano, lodavano, adoravano: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. E Isaia si faceva piccolo davanti alla santità di Dio, diceva: Signore, io chi sono? Sono un verme della terra. Poi una voce forte come il rumore di molte acque: chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Chi andrà per noi? Gloria! E Isaia trovò la forza, trovò il coraggio. Eccomi. Possa tu oggi dire: eccomi. Ecco la mia vita, ecco i miei giorni, ecco la mia forza, ecco la mia capacità, ecco le mie risorse, ecco il mio maggior potere. Ecco, Signore, mandami, Signore, manda noi, manda noi, manda il tuo spirito su di noi, affinché la missione venga il coraggio, la perseveranza, la costanza per andare. Signore, non vogliamo la gloria.
correre, camminare speditamente il palio dell'eterna vocazione, perché la nostra meta non è la città, non è un trono, non è una casa, ma la nostra meta è il regno tuo, è il regno dei cieli, dove vogliamo sentirci. Entra, 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 benedetto dal Padre mio. Signore, la tua gloria, la tua gloria riempie da questo luogo. Vogliamo solo la tua gloria, e ti diamo tutta la gloria, e ti diamo tutto l'amore, perché tu sei degno, degno, degno. Adoriamo il Signore, alleluia.
per il Santo Evangelo l'ho portato. Questo è il Vangelo. Stamattina forse lo Spirito Santo ci ha messo una parte in discussione con la nostra vita. Stamattina questo canto dice: io nello barretto mi arrendo stamattina davanti alla parola che è stata predicata, il Santo Evangelo, ed è una realtà, una verità. Vogliamo camminare per le vie dell'Eterno. Signore, aiutaci stamattina a fare la tua volontà. Signore, vogliamo dire aiutaci, Signore, a portare nello spirito di convinzione che siamo convinti, che stiamo camminando bene, siamo nella tua volontà, di trasformare la tua parola, di trasformare la preghiera, di trasformare il prossimo, di allontanare da noi questa pace, questo spirito, Signore. Il Pita non era mercoledì qua quando ho predicato questa parola. La compassione, la passione, la chiamata di andare e di dire di Napoli in casa e in casa. Questo è l'Evangelo, fratelli. Perché facendo questo nasce la compassione, nasce la passione. Gloria a Dio. Questo è quello che Dio sta chiamando ognuno di noi. Di non costruire sulla sabbia, ma di costruire nel regno di Dio sulla roccia, affinché se avviene il male, il bene, niente può portare via quella roccia. Amen, Chiesa.